Come funziona esattamente il convertiplano AV609, un velivolo rivoluzionario in grado di unire la praticità di un elicottero con la velocità di un aereo standard turboprop e che si appresta a ricevere la certificazione della FAA? Basato sulla tecnologia del ben più grande Bell 22 Osprey e sulle esperienze della Bell con il velivolo sperimentale XV-15, il BA-609 ha volato per la prima volta nel 2003 per 36 minuti. Nel giugno del 2011, l'allora Augusta Westland, oggi divisione elicotteri di Leonardo, ha assunto la piena proprietà del programma rinominando il velivolo con il nome AV-609 e proseguendo in tutta autonomia allo sviluppo del velivolo fino ad arrivare all'agosto 2022 quando, durante le show a Jesolo, Leonardo ha presentato la versione di serie della AV-609 davanti a migliaia di appassionati di volo. Cosa ha esattamente di straordinario questo velivolo? Innanzitutto, in fase di decollo e atterraggio, la AV-609 si comporta esattamente come un normale elicottero. I due rotori posti alle estremità dell'ala garantiscono un comportamento assolutamente neutro, ma appena decollati e raggiunta un'idonea velocità, i rotori ruotano progressivamente in avanti fino a che, raggiunta la posizione orizzontale, agiscono come eliche traenti di un normale aereo. Durante questo processo di trasformazione, che si completa all'interno di un corridoio di conversione gestito assolutamente al 100% in tutta sicurezza dei computer di bordo, la portanza viene trasferita progressivamente dai rotori all'ala e tutto sotto il controllo del pilota e senza che a bordo si possa avvertire nessuna vibrazione o comportamento strano. Una volta raggiunta la cosiddetta configurazione aereo, il convertiplano si comporta come il migliore dei turboprop, difatti può portare comodamente 9 passeggeri a una tangenza, un'autonomia di 1400 km di distanza ad una velocità di crociera di, immaginate, ben 500 km orari, e tutto in un ambiente pressurizzato che garantisce un comfort impareggiabile. Subito si capisce che questo convertiplano ha dei vantaggi lampanti. Difatti la AV-609 consente sia il volo stazionario, quindi unito al decollo e atterraggio verticale, questo vuol dire che non ha assolutamente bisogno di alcuna pista per operare, ma gli bastano le piazzole o spazi aperti grandi abbastanza, ad esempio, per ospitare un Augusta 189, un elicottero grande, sia un raggio d'azione e una velocità di crociera doppia rispetto a quello di un elicottero normale, così come una quota operativa ben più elevata per superare condizioni meteo, ad esempio difficili come cumulonimbi, temporali e via dicendo. In poche parole, si va ad unire tutta la versatilità tipica di un elicottero alla velocità e alla comodità di un turbo elica, abbattendo costi, tempi di percorso ed imbarco dei passeggeri tipici degli aeroporti. La AV-609, che al decollo al peso massimo era di circa 8.000 kg, 8 tonnellate, ha una cellula che è stata interamente realizzata con materiali compositi. È in grado di compiere la procedura di conversione dal profilo tipico dell'elicottero a quello dell'aeroplano e viceversa in circa 40 secondi. E questa versatilità, come dicevo, permette di volare ad altitudini molto elevate, 8.000 metri. Questo, come ho detto, sia per la tipologia di convertiplano, ma soprattutto perché ha una cabina pressurizzata e perché è dotato di un sistema completo contro la formazione del ghiaccio, quello che in gergo noi chiamiamo FICI, Fly Into Known Icing. Il velivolo di Leonardo è provvisto di un triplice sistema di controllo del volo digitale del tipo Fly By Wire, tipo quello presente sull'Airbus A320 per capirci, che assicura eccellenti caratteristiche di manovrabilità, riduzione del peso complessivo dell'aeromobile, sicurezza e semplicità e contenimento dei costi di manutenzione. In poche parole, dai comandi del pilota alle superfici mobili presenti sulle ali, i comandi non sono fatti meccanicamente, ma sono fatti via cavo, quindi è un software che va a trasferire l'input dal comando del pilota alla superficie mobile. Tutti i parametri necessari alla condotta del convertiplano sono presentati su un cockpit full glass, quindi tutto touchscreen, e nota molto molto importante, tutti i principali sistemi di bordo sono ridondanti, in maniera da garantire il regolare funzionamento anche in caso di guasti, contribuendo quindi a mantenere elevatissimi gli standard di sicurezza. Questo bestione di convertiplano è spinto da due turbo elica molto note a noi appassionati, due motori della Pratt & Whitney, il PT6, che in questo caso ha la configurazione PT6C67A. I due motori permettono, come ho detto prima, 500 km/h di velocità massima,
e un raggio d'azione di 1400 km che diventano 2000 se vengono installati a bordo i serbatoi ausiliari. Inoltre, questa capacità di passare da elicottero a aereo permette al convertiplano di operare, ad esempio, per specifiche missioni in un modo ibrido, ossia, al fine di aumentare l'autonomia e la capacità di carico, la V609 può anche decollare percorrendo brevi tratti di pista, quindi ricorrendo a un parziale angolo di inclinazione in avanti delle gondole motore rotori. Le gondole sono quella parte alla fine dell'ala proprio che si va a muovere da posizione verticale a posizione orizzontale. Quindi questo decollo utilizzando un breve tratto di pista permette appunto di aumentare il carico, perché ovviamente il limite massimo è, lo avvertiamo nel decollo, 100% verticale. La V609 ha anche diverse configurazioni nella quale può essere allestito. Può trasportare fino a 9 passeggeri, e, come dicevo, cabina pressurizzata, e può avere diversi allestimenti che vanno dai viaggi privati di affari al EMS, alle operazioni SAR, operazioni offshore e pattugliamento e via dicendo, quindi servendo sia al settore privato che quello governativo istituzionale. Per chi come me ha avuto la fortuna di vedere questo bellissimo aereo da vicino, se siete vicino a Malpensa lo potete vedere a Volandia, oppure a volte viene presentato in qualche manifestazione aerea, vi voglio capirete subito la mole, insomma. Adesso ve ne voglio un pochettino parlare di quelle che sono le mie impressioni visto di persona. Quindi primo impatto vedendo questo convertiplano, di solito ve lo trovate con le eliche, i motori posizionati in verticale, quindi in configurazione elicottero, e la prima sensazione che dà è di estrema solidità e di sicurezza. Girando infatti attorno al velivolo non ci sono pale di rotori, anche le pale principali sono molto in alto, e quindi non dà quella sensazione di pericolo che dà un tipico elicottero, pensando se c'è nel motore rischia di prendere. Fa davvero impressione avvicinandosi vedere il profilo delle pale, che è un design veramente particolare e unico che si apprezza soltanto quando si è veramente a pochi metri dal velivolo. Accennavo prima all'aspetto di sicurezza, e Leonardo ha voluto fare della sicurezza proprio l'elemento principale come caratteristica di questo velivolo. Infatti, oltre alla ridondanza dei vari sistemi, proprio i due motori PT6 permettono al convertiplano di volare in estrema sicurezza anche in caso di avaria a uno dei due motori. Per arrivare a questo livello di sicurezza, Leonardo ci ha messo veramente veramente tanto, e questo spiega il lunghissimo periodo di gestazione di questo velivolo prossima certificazione, ma su cui Leonardo ha lavorato veramente per tantissimi tantissimi anni. Accedendo alla cabina, la cosa che dà impressione è proprio la dimensione, cioè a vederla da fuori sembra stretta, angusta, poco comoda, ma aprendo il portellone la sensazione è ben diversa. E pur essendo molto alta, lo spazio a disposizione è veramente tanto. Grande la cabina, ma soprattutto grande il portellone d'ingresso. Infatti mi ricorda un po' quello presente sul Pilatus PC12, che è stato un po', diciamo, la chiave di successo nelle vendite di quel velivolo, perché è un portellone così grande che permette sia un accesso comodo a passeggeri, VIP e per turismo, ma soprattutto permette di utilizzare questi velivoli nelle configurazioni soprattutto EMS, quindi di soccorso aereo, di trasporto di pazienti, ad esempio una barella, o operazioni di pattugliamento, intervento in mare e via dicendo. Questo permette, è un design di velivolo che permette un utilizzo in svariate missioni, e questo è un elemento veramente cruciale per il successo di un aereo. Cioè è inutile progettare un aereo con una missione super precisa in testa, perché questo limiterà drasticamente le possibilità di vendita di questo velivolo, ok? Bisogna cercare di fare un design che sposa nel modo migliore possibile tantissime applicazioni, così da permettere di venderlo in diversi ambiti e quindi assicurare un successo al velivolo, quindi più risorse anche per l'azienda da investire sia sul sviluppo, l'aggiornamento del velivolo stesso, sia proprio la realizzazione di
futuri e altri modelli. Pilatus sa benissimo questa cosa, mi fa tantissimo piacere che anche Leonardo sia in questo percorso che trovo assolutamente sano per un'industria aeronautica. Ci sono tantissimi progetti avveniristici che vengono presentati ogni anno, ad esempio andando a Friedrichshafen ogni anno a Aero Expo vediamo sempre dei design sempre più avveniristici, ma penso che la V609 ha qualcosa in più rispetto a questi design solo azzardati, perché oltre a un design così particolare ha già maturato tantissima esperienza e ore di volo, e questo permette di definirlo, una volta che ovviamente sarà certificato, un mezzo che assolutamente risulta sicuro, veloce e affidabile, pronto appunto per essere usato dai vari clienti nelle più svariate tipologie di missioni. Se vi è piaciuto questo video, ragazzi, vi invito a lasciare un mi piace qua sotto, aiuta tantissimo il canale a far conoscere questo tipo di contenuti ad altri appassionati di volo come voi. Io vi invito a iscrivervi al canale se non l'avete già fatto per altri contenuti di aviazione sulla vostra home page di YouTube, e a lasciare un commento qua sotto su quale prossimo aereo vorrete vedere sul canale. Se avete qualche richiesta particolare, io leggo tutti i vostri commenti, cerco di rispondere a tutti quanti e mi fa sempre un sacco piacere leggervi, ragazzi. Fino al prossimo video, io vi saluto, grazie della visione e alla prossima, ciao!